Per cui crisi senza critica, crisi come destino che ci è cascato addosso. Dunque, crisi della politica tradizionale. Attenzione, la politica c'è ancora, non ce ne libereremo mai, fa parte della nostra vita perché è il potere. Solo che quando diciamo crisi della politica, in realtà noi diciamo crisi del modo moderno, liberal-democratico di imbrigliare il potere, di renderlo fondato sul consenso e di renderlo visibile in istituzioni. Mentre la politica intesa come esercizio del potere da parte di qualcuno su qualcun altro, tranquilli, non cesserà mai. Solo che noi adesso facciamo fatica a capire chi esercita il potere su di noi. Molta fatica. Perché non c'è più un chi, ci sono delle strutture che non sono nemmeno di livello nazionale, ma sono di livello sovranazionale, per cui è difficilissimo. È chiaro che il politico nazionale, dentro uno Stato nazionale, può fare poco, ma è anche vero che lo Stato nazionale è l'ultima e unica, ancora quasi esaurita, riserva di lealtà o di investimento politico emotivo da parte dei cittadini. Nessuno muore per l'Europa. Non dico che qualcuno muore per lo Stato italiano, ma magari qualcuno si scalda un po', ecco. O comunque si rivolge allo Stato italiano. Mentre nessuno giustamente si rivolge all'Europa, che nessuno sa cosa sia, perché non è un soggetto politico, ovviamente. Crisi della politica in questo senso, ma anche qui mai nominata la causa di fondo. Cioè la distruzione delle basi senza le quali la politica, intesa nel senso liberal-democratico, può funzionare. Che vuol dire rifare i partiti, tanto per intenderci. Senza partiti non c'è democrazia. È inutile che ci giriamo intorno. Partiti grossi con le sezioni territoriali, con la gente che ci va, perché poi bisogna anche dire che la gente la deve volere la politica, altrimenti tutto finisce. Ecco. Crisi sociale, non c'è più l'ascensore sociale, vivi dove sei nato, non, se non vinci al Totocalcio non cambi ceto sociale, no. E crisi del legame sociale. Non a caso chi vuole lasciare tutto com'è? Chi vuole lasciare tutto com'è, dicendo che vuole cambiare tutto, che offre delle certezze. Delle certezze che non hanno mai niente di politico. Qualcuno disse uno vale uno, e questa era una certezza, che è una cosa falsa, sbagliata. Adesso dicono Dio, patria e famiglia. Come il vostro Mazzini. Che vuol dire? Dio, patria e famiglia vuol dire la società e la politica sono un gorgo assolutamente invincibile. Lì siete esposti a ogni pericolo. Se volete delle certezze, vi rifugiate in casa vostra o in chiesa o in quel simulacro di patria che nessuno sa che cos'è, che non è concepibile in una società che, ad esempio, ha praticamente distrutto l'insegnamento della storia. Perché un corollario del neoliberismo è non esiste il passato. Per cui voi non sentirete mai, ma dico mai, un'analisi politica fondata sulla conoscenza della storia. Noi non abbiamo passato. Allora, che patria vuoi avere? Dice, sono orgoglioso di essere italiano. Ma perché? Dimmi un motivo, un accidente di motivo per cui, perché devi essere orgoglioso? Che cosa hai fatto di così bello? Tu, spiegamelo.
E allora vedrete che a quel punto c'è la paralisi. Per cui la sicurezza è chiaro, ci vuole, ma mai andare a cercare la sicurezza laddove essa potrebbe essere prodotta, cioè nei rapporti di produzione. Mai, lì no, lì bisogna. Ma non vedete che anche le tragedie sul lavoro derivano, c'è la disattenzione umana. C'è la criminale indifferenza in alcuni casi di datori di lavoro, ma poi c'è un sistema degli appalti, dei sottoappalti, dei subappalti, e alla fine non sai più nemmeno chi è che sta lavorando lì. E questo è un dato strutturale, questo avviene sulla base di leggi della Repubblica votate in Parlamento, i codici degli appalti. Insomma. E queste non sono fatalità. È che non vale. Chi lavora non vale niente. Il lavoro non vale niente. Quello che vale è il consumo. Il cuore del marginalismo è qui. Il valore di un bene non è nella fatica che c'è stata messa dentro di lavoro per produrlo. Il valore di un bene è quello che le persone sono disposte a spendere per averlo. Pensate voi qual è il valore di noi altri. O hai delle competenze che ti rendano prezioso, che so, come un idraulico il giorno di Ferragosto, e allora, se no, non valiamo niente. E badate che questo c'era già in Thomas Hobbes, che era un genio, l'aveva capito, l'aveva detto. D'ora in poi il valore delle persone non starà più, siamo nel 1650, non starà più nel fatto che uno è colto, che uno nasce nobile, che uno è sacerdote. Il valore delle persone sono i soldi che la società è disposta a pagare per il suo lavoro. Allora, se tu metti in piedi una politica che esige che tu, lavoratore, venga pagato in un qualche modo, è un discorso, ma se lasci al libero mercato, molti di noi valgono poco sul libero mercato. Bene. Dunque, crisi sociale, crisi politica, crisi economica continua, perché il sistema neoliberista è un sistema davvero pericolosissimo, ma per tutti, anche per i datori di lavoro, che infatti falliscono a catena. Perché poi è un'economia fondata su bolle speculative e sul fatto che le persone non devono avere soldi in tasca, non devono avere sicurezza e tuttavia devono pur consumare, se no si ferma tutto. Se no abbiamo inventato non il neoliberismo ma il paleoliberalismo. E quindi gli facciamo dei prestiti, quelli si indebitano e gli prestiamo dei soldi. Vi ricordate quando il ministro del Tesoro ci diceva indebitatevi, perché il popolo di risparmiatori è roba arcaica, ma spendeteli sti soldi, no? Bene, in America, dove sono più avanti di noi, hanno fatto questo. Sono tutti indebitati fino al collo e le banche davano soldi anche della gente che li chiamano mutui subprime, cioè sotto il livello accettabile, e infatti sono fallite. E questo è stato un disastro economico da cui noi non ci siamo ancora ripresi, perché l'abbiamo curato con una variante nel neoliberismo, con la variante tedesca del neoliberismo, cioè l'ordoliberalismo, che è la matrice dell'euro e che si fonda sul concetto che ci vuole una continua, ferocissima sorveglianza politica sull'economia, altro che lasciarla andare. Una continua, ferocissima sorveglianza politica di austerità. Per cui abbiamo curato un'immane distruzione di ricchezze, il crollo dei mutui subprime, con distruzione di ricchezze aggiuntive.
E non ci siamo ancora ripresi, cioè il nostro PIL non è ancora arrivato al PIL del 2007, tanto per capirci. Oh, per cui la crisi economica è continuamente all'ordine del giorno, tanto che qualcuno giustamente dice il neoliberismo come tale, come macchina, come paradigma non esiste più, sta andando avanti un'accozzaglia di continui interventi della mano pubblica sull'economia, continui interventi della mano pubblica, non più nazionale, ma in questo caso europea, che sono tutti come una sorta di keynesismo, ma che non arriva al popolo, si ferma alle banche. Cioè il quantitative easing è stato poi questo, cioè siamo senza soldi, bene, gli stati emettono dei bot, glieli compra la BCE. Invece di dire stampiamo moneta e diamole nelle tasche dei cittadini, no, mai. Per cui, certo, c'è stata una grossa violazione dei dogmi neoliberisti, ma sempre all'interno della logica per la quale bisogna che i cittadini abbiano pochi soldi in tasca. Ma ecco. Crisi d'identità. È chiaro che degli stati nazionali già messi male, perché dopo la Seconda Guerra Mondiale erano messi male tutti, ma privati sostanzialmente della sovranità monetaria. In un mondo in cui, dopo la caduta del comunismo, vedi arrivare in casa tua migranti, persone da tutto il mondo, tu non capisci come, perché, senti di essere tu in sofferenza, è chiaro che l'identità va a pezzi, l'identità va a pezzi e viene come sempre sostituita o dalla apatia. E dunque non si va a votare, mi importa niente, cerco di mettere insieme il pranzo con la cena, di aiutare me e la mia famiglia e basta, che il resto del mondo vada al diavolo. Oppure insegui dei fantasmi, delle proiezioni, appunto, identità fittizie, fantasmatiche, inventate. Però sempre o pericolose o sgradevoli. Appunto, hai bisogno di sentirti orgoglioso di qualcosa, ma te lo dico io, di cosa deve essere orgoglioso? Del fatto che il nostro tennista vince tutti gli altri tennisti, e questo lo devi interpretare come un grande guizzo di italianità, eccetera. Cioè, patetici surrogati di qualche cosa che forse non è più possibile avere e che comunque quando c'era era pochino più serio, ecco, diciamo così. Per dire sono orgoglioso di essere italiano, non l'ho mai detto, non l'ho mai pensato. Posso dire sono lieto di conoscere abbastanza bene la lingua italiana, così posso leggere in originale Dante Alighieri e Niccolò Machiavelli. Ecco, questo. Senza dire che è merito mio se quelli sono esistiti, no. Però mi piace avere questo rapporto, per fortuna, con questi autori, oppure sono contento di andare a Firenze e di vedere che cos'è una civiltà dell'immagine e dell'edilizia, fondata sull'intelligenza, di andare a Roma e di vedere che cos'è stata questa città. Ma non perché sia orgoglioso, non, però mi piace sapere che, anzi, devo essere in qualche modo all'altezza di quei modelli e che qualcuno mi deve aver dato, mi dovrebbe dare, mi avrebbe dovuto dare gli strumenti per capirli, da cui la scuola. Crisi di identità e poi le crisi che fanno paura, cioè la crisi della globalizzazione, che in realtà non è proprio la crisi della globalizzazione. La globalizzazione in un qualche modo continua ad esistere, cioè le catene del valore cambiano molto, però se voi comprate una Mercedes, una parte di essa è fatta in Sudafrica ancora oggi, un'altra parte è fatta in Turchia ancora oggi. Ecco, non c'è più la parte fatta in Ucraina.
Ci sono ancora le catene del valore transnazionali, però cambiano, cambiano. Però è successa una cosa che non era evidentemente prevista dagli economisti, che forse non sono tanto colti, cioè che la politica non sono soltanto quei quattro partiti ridicoli che il capitalismo vittorioso del neoliberismo ha sbaragliato. La politica è anche qualche cosa d'altro. Ad esempio, è l'esistenza di nuclei di potere di livello continentale, a livello mondiale. Noi a che cosa abbiamo assistito? Abbiamo assistito a questo, cioè al fatto che si è alzata una marea. La globalizzazione, il capitale, il capitalismo nella sua variante neoliberista, cioè anche finanziaria, ma non solo finanziaria, ha invaso tutto il mondo. Cosa vuol dire? Vuol dire che circa 300 milioni di cinesi sono stati messi all'opera per produrre le cose che prima venivano prodotte in Occidente. Quindi, ha rovinato la classe operaia occidentale. Grazie anche al fatto che c'erano appunto le imprese italiane, francesi, tedesche che spostavano là la produzione, no? E poi quando anche i cinesi hanno cominciato a essere troppo cari come salario orario, la spostiamo in Thailandia, in Vietnam. Insomma, gli operai devono guadagnare poco. E questo innalzamento delle acque ha fatto sì, poi c'era la Russia fuori gioco, la Cina che se ne stava buona a produrre e a irrobustirsi, e gli Stati Uniti dilagavano con il loro capitale e con la loro influenza politico-militare, no? Per cui, attraverso anche degli strumenti istituzionali come il Fondo Monetario Internazionale, come tutte le istituzioni economiche mondiali. Per cui se dovevi fare qualunque cosa, aprire una pizzeria ci voleva Washington Consensus. Bene. Ecco, dopo un po'. Ciò che non era mai tramontato, ma che era passato un po' inosservato, magari appunto un po' sommerso dalle acque, è emerso, cioè la buona vecchia geopolitica. Fine, facilissimo. Cioè il mondo è plurale, non è singolare, non ci può essere una potenza. Ce ne sono più di una. Non solo, ma adesso almeno una, insomma, è arrivata ad avere l'ampiezza quantitativa degli Stati Uniti, che a loro volta sono davanti per un'incollatura in determinate produzioni di altissima tecnologia. Ma per molti altri versi sono in difficoltà appunto perché non mediata da alcuna struttura economica, il disastro prodotto dall'economia capitalistica nella loro società ha spaccato la loro società in un modo che nemmeno ai tempi della guerra di secessione si era visto. E questo vuol dire che va in crisi il sistema di sicurezza, chiamiamolo così, o imperialistico, se uno lo vuole chiamare in un altro modo, degli Stati Uniti, cioè la configurazione mondiale del potere statunitense, che consiste nel fatto che gli Stati Uniti debbono controllare, perché il loro ruolo espansivo non sia soffocato, il loro ruolo economicamente, culturalmente, devono controllare entrambe le sponde di entrambi gli oceani su cui si affacciano.
impedendo che su quelle sponde, loro ne controllano una per forza, la costa occidentale e la costa orientale, ovviamente, e l'altra, sull'altra, non si deve affacciare, ma mai e poi mai, una superpotenza continentale capace di proiezione marittima. Hanno fatto la guerra mondiale su due fronti per evitare che ci fosse una superpotenza in Europa che andava da Mosca a Parigi e stesse lì, affacciata sull'Atlantico, e l'Atlantico è stretto, molto stretto. E vuol dire che non hai. Tutto il rapporto Stati Uniti-Europa cadeva, eh? Cioè, diventavano davvero un'isola, eh? Che poteva piacere al 90% degli americani ignoranti, ma al 10% delle elite statunitensi che sapevano che cosa sono gli Stati Uniti era la morte. Era la morte averci Hitler, ma non Hitler, averci chiunque. Un continente di altissima tecnologia, che si affaccia sull'Oceano Atlantico e ti è ostile, è inaccettabile. Lo stesso dall'altra parte, il Giappone non era il Giappone, il Giappone si era mangiato un terzo della Cina, tutta l'Indocina, era una superpotenza continentale, aveva un esercito di 8 milioni di soldati in Cina, dove facevano Dio solo sa che cosa. Sterminavano tutti quelli che trovavano, comunque era una superpotenza continentale con sbocco sul mare. E anche lì gli americani non potevano accettare una roba del genere. E che poi siano stati aiutati da Pearl Harbor è irrilevante, gliela facevano loro la guerra, avevano già cominciato in realtà. Nel secondo dopoguerra a ciò si è ovviato costruendo una catena di alleanze economico-socio-militari che chiudono tutto l'antico continente, tutto. No? Dall'Islanda, importantissima, chi controlla l'Islanda controlla il passaggio dai mari artici all'Oceano Atlantico, Norvegia, che non a caso Hitler si è preso subito, Inghilterra, Irlanda, tutto arriva in Irlanda. Ovviamente Portogallo, legato all'Inghilterra da un trattato del 1300. Spagna, Marocco. Dove fino a qualche anno fa c'erano delle belle basi americane. Poi giri, il Mediterraneo era tutto casa loro o dei loro subalterni, fra cui noi. Israele, pedina fondamentale, ma pedina super fondamentale, l'Arabia Saudita. E se sei un impero sei capace di far stare insieme il diavolo e l'acqua santa come facevano loro, se sei un impero, e poi giri e ti trovi chi? Beh, l'Iraq, che è roba anglo-americana dal 1917 praticamente, l'amico Shah di Persia, che era amicone proprio. Poi giri, l'India è un po' un problema, però ha di buono questo, che è nemica storica della Cina, per cui non abbiamo. Comunque siamo alleatissimi del Pakistan, che ci va benissimo nonostante sia. Vabbè. Giri e l'Indocina, tutta nostra, o dei francesi, se quei buoni da niente la perdono, tocca andarci noi. E ci prendiamo Singapore, ci prendiamo l'Indonesia. Ci prendiamo tutto quanto, naturalmente gli amici australiani e neozelandesi, poi giriamo, le Filippine le abbiamo dalla guerra contro la Spagna del 1898, il Giappone che adesso è buono e la Corea del Sud. Ecco, abbiamo chiuso l'antico continente. Dentro ci sono i leoni, sì certo, ci sono i comuni.
10 fusi orari di comunismo, benone, però non mettono il naso fuori. E adesso è così, tranne il buco tremendo per loro dell'Iran. È un vero buco. Ma questa è un'altra storia. Ecco, e quello che sta andando a pezzi è questo. Questa normalità, che non era molto normale, ma insomma era una configurazione geopolitica storica che aveva senso perché emergeva dal fatto che gli americani hanno vinto la seconda guerra mondiale e che i russi l'hanno vinta anche loro, ma meno. Ecco, diciamo così. È quello che va a pezzi adesso, con i cinesi che vogliono Formosa, cioè vogliono mettere il naso fuori dal Mar Cinese meridionale. E gli americani dicono: guai a te, non t'azzardare. E i russi che vogliono tornare a prendersi la parte essenziale dell'impero europeo perduto, cioè l'istmo Ponto Baltico, l'asse Riga-Odessa sostanzialmente, che è quello a partire dal quale si sono sempre affacciati sull'Europa, non per invaderla, non hanno la forza, non hanno interesse, però come dire, io sono qui e sono molto grosso. Fai tu. Ecco. Cosa comprensibile, può essere disdicevole, ma è comprensibile. Dopotutto siamo stati in una condizione analoga, anzi molto peggiore, con i russi che stavano sul Fichtelgebirge in mezzo alla Germania. E noi eravamo lì, armati di tutto punto, e non è morto nessuno in 40 anni, beh. Avevamo la perfetta certezza che appena un soldato americano avesse passato il confine, o viceversa, un russo avesse passato il confine, ci sarebbe stata la guerra mondiale nucleare, il che ci ha tenuto buoni per 40 anni. Andavamo a fare la guerra in tutto il mondo, ma certamente lì no. Per cui non è proprio detto che il contatto fra due alleanze militari ostili sia un grosso problema se queste due alleanze militari ostili sono governate da persone sensate e non da delinquenti pazzoidi, ovviamente. Ecco. Comunque, quello che sta capitando adesso è uno scricchiolio potentissimo della struttura imperiale americana uscita dalla Seconda Guerra Mondiale. E ce lo teniamo perché, naturalmente, noi non abbiamo la capacità di intervenire, noi italiani, Dio ne guardi, sarebbe ingiusto pretenderlo da noi, sarebbe stupido pretenderlo da noi. Ecco, l'Europa potrebbe, ma se esistesse, ma siccome non esiste, smettiamo di ragionare così. Certamente, ecco, questo l'ho detto, poi su questo chiudo, perché ormai ci sono le zanzare. Certamente la... c'è modo e modo di stare nelle crisi, ecco. Se sei capace di critica, ci stai con più consapevolezza e con più attenzione. Se stai nelle crisi senza critica, beh, c'è anche il caso che le emergenze che fanno sì che tu abbia paura possano anche trasformarsi in eccezioni. Che allora la paura ti viene sul serio e non hai più rimedio. Voglio dire, noi possiamo essere preoccupati per chiamiamolo dinamismo russo e pretendere che vi sia un blocco di quel dinamismo. Possiamo essere preoccupati per il fatto che la Palestina non trova pace. Ecco. Poi possiamo essere preoccupati, stando zitti, dicendo a uno dei due ammazza, ammazza, oppure mettendo in atto noi con tutti gli altri, con un po' di buona volontà, tutte le iniziative che servono per ridurre il tasso di pericolosità. La prima cosa da fare è dirle però le cose, cioè uscire dalle analisi
come dire, un po' superficiali, tipo buoni contro cattivi, bene contro male. Ecco, lasciamo che sia le élite americane a raccontare agli americani che stiamo affrontando un nuovo asse del male. Ecco, è stato detto non più di 2 settimane fa. L'asse del male no, se dici asse del male non porti a casa niente, ecco, non contribuisci a nulla se non a buttare benzina sul fuoco. E poi è vergognoso, ecco. Se invece si comincia ad operare la crisi come occasione per la critica, un piccolissimo passo avanti per la neutralizzazione progressiva delle crisi è fatto. Senza quel piccolissimo iniziale passo avanti, le crisi non passano e restano come emergenze, e non passano nemmeno come emergenze, possono diventare eccezioni. Voi direte, beh, perché non ce l'hai raccontata un pochino più ottimistica? Dico, perché se uno vuole dell'ottimismo va al cinema, se vuole delle analisi si deve prendere quel che c'è.